Ecco la nostra Repubblica Pirata, gente! Siamo ricchi e liberi e ben lontani da re, clero e riscossori di debiti. Quasi 500 uomini sono affiliati ai Fratelli della Costa a Nassau. Un bel numero. Vero. Un bel numero, eppure ci mancano difese. Se il re attaccasse la città, la schiaccerebbe. Allora cerchiamo l'osservatorio. Se fa quello che dicono i Templari, saremo imbattibili. Ancora quella storia, Kenway. È una favola per bambini. Intendo delle vere difese. Rubare un galeone e puntare i cannoni da un lato. Sarebbe un'ottima decorazione per il nostro porto. Non sarà così facile rubare un galeone spagnolo. Ne avete mai visto uno? Sì, certo. Ve lo mostrerò. È un vero elefante, sì. Grosso e lento. Di un uragano. Prima che la flotta del tesoro si arenasse sulla costa. Il suo carico era ricco, quanto si dice in giro? 1000 volte tanto. Dico che almeno 1 milione di sterline ha affondato quel giorno. Un uragano divino! Potremmo fare un tuffo in zona. Vedere che si può recuperare. Ripulire i relitti sarebbe una piacevole novità per noi. Niente più azioni violente contro mercanti o roba simile. Già. Sono parole da rammollito per un vero pirata. Ma se capita, lo sto dicendo. Teniamo in serbo le sciabole per la marina. E per chiunque ci sbarra la strada. Dobbiamo essere cauti, signore. Sono acque ben sorvegliate. Via così! Chissà cosa ci aspetta là avanti. Sarà come scrutare in una cascata. Non fatevela sotto, gente. Ci penso io.
Pronto tempo in vista, capitano! Nave diretta verso di noi! L'alberatura è da goletta! Spagnoli! Sono soli! Siamo in salvo. All'impatto! Via i coltellacci! Su, salite! Via tutte le vele! Manate le vele! Ammainate! Aprite i trevi! Andate su, non fatele lascare! Gabbie! Velacci! Contro velacci! Questa è una buona nave! Vediamo quanto valete! Via le vele alte! Fuori i trevi, andiamo! Alle scotte di maestra, tesatele! Vele tutte aperte! Andiamo via dal vento! Erzarolate i trevi, calate i velacci! Gabbie, velacci, gol! Gabbie contro velacci! Mollate i coltellacci! Aprite le vele, forza! Fissate i coltellacci! Arrivo! Un brigantino! I loro avi sono spagnoli! Sono soli! Charles Bale. Sempre più imponente. Una vecchia conoscenza. Non lo definirei un amico. Ma facciamo questo mestiere da così tanto che non posso che rispettare quel mondo. Edward, portai! Mettete al vento ogni lenzuolo che c'è! Charles Bane che se la spiglia con la coda fra le gambe. Fatto meglio.
meglio per noi. Andiamo. Scordati del galeone e affonda questi fantasmi. Fuoco! Siamo pronti! Fuoco! Siamo pronti! Fuoco! 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 Dai pesci! Fuoco! 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 Il capitano è più bravo! Fuoco! Avevate voglia di nuotare, eh? Fuoco! Ah! Il nemico spara! Fuoco! Fuoco in arrivo! Tenetevi! E pronti all'impatto! Fuoco! Giù, a fondo! Fuoco! Rotta verso quell'isola. Conosco il posto. Una roccaforte naturale usata da un francese di nome Ducasse. Julien Ducasse, il templare. Proprio lui. Non sapevo del titolo. Lo conosco. E se vedrà la mia nave la riconoscerà, l'ha vista a Lavana. Si chiederebbe chi è il suo capitano. Non posso rischiare. E non voglio perdere quel galeone. Pensiamoci bene. Potremmo aspettare la notte per abbordarlo.